ha vissuto in un piccolo paese, in mezzo a poca gente, una parrocchia che non lo capiva e che lo riteneva un povero prete. Eppure, nella sua modestia, nel suo nascondimento, potrei dire nel suo anonimato, il curato d'Ars era l'inviato di Dio al suo popolo. E l'accostamento che questa sera facciamo con Bettazzi è un accostamento teologicamente essenziale. Bettazzi è stato invece un vescovo conosciuto a livello mondiale, ha avuto un riconoscimento grande, esteso. Di lui si è interessata l'opinione pubblica, il contrario del curato d'Ars. Ma anche lui è stato un pastore inviato da Dio al suo popolo. Questo è l'essenziale che dobbiamo ricordare. E il Signore è talmente preoccupato che noi abbiamo consapevolezza della necessità che ci siano dei pastori nel suo popolo, nel suo gregge, nella sua Chiesa, che come avete sentito nel Vangelo, ci chiede di pregare perché il Signore mandi degli operai, mandi delle guide, mandi dei pescatori d'uomini, mandi dei pastori, mandi dei missionari. Tutte figure che incarnano semplicemente la mano di Dio che lavora, opera in mezzo al suo popolo. È bello perciò questa sera che nella festa del curato d'Ars ricordiamo anche nostro fratello Luigi che abbiamo conosciuto e che abbiamo amato. Il parroco di questa chiesa, Don Gianni, mi ha invitato a essere qui presente e a dire due parole e lo faccio volentieri. E mi rivolgo perciò anche ai cari parroci della Vicaria della Serra e a voi fratelli e sorelle di questa terra per dirvi che vogliamo ricordare Luigi Bettazzi con un ringraziamento al Signore. Un ringraziamento per il dono che Dio ha fatto alla Chiesa di Ivrea e alla Chiesa Universale, ma anche alla comunità degli uomini e delle donne credenti e non credenti. Come vescovo, posto dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa, l'avete conosciuto più voi presbiteri di quanto l'abbia conosciuto io, perché è stato il pastore di voi pastori. Dunque io non ricorderò questa sera questo aspetto del suo ministero
pur decisivo nella vita di un vescovo. Aspetto che è già stato testimoniato più volte nei giorni del funerale con interventi e dichiarazioni. Io cerco di ricordare Don Luigi per quel che ha significato per la Chiesa universale, ma anche e soprattutto per essere stato una voce altra, diversa tra quelle che risuonano nella società. Innanzitutto va ricordato come consacrato vescovo il 10 agosto del 63, durante il Concilio Vaticano II, Luigi Bettazzi vi partecipa subito, presentandosi, come dice lui, il più giovane padre conciliare, con un intervento sul tema della collegialità episcopale.